Buongiorno a tutte e a tutti da Salvo Russo, in questa mia diretta quotidiana che faccio ogni mattina a lungo tragitto che mi vado ad andare verso il mio posto di lavoro, verso il mio negozio. Io ho un'azienda informatica a Siracusa dal 1999 che si occupa di assistenza tecnica, appunto informatica, e poi tutta una serie di servizi a valore aggiunto. Chiunque volesse venirmi a trovare può venire tutti i giorni dalle 9.30 alle 13 e dalle 16.30 alle 20, sabato solo mattina, la domenica è chiuso per riposo settimanale. In questa diretta parlo di argomenti che possono essere più o meno interessanti di ogni ambito locale, regionale, nazionale, e poi vediamo un attimino nei limiti del possibile di portare avanti magari le tematiche che possono essere utili a tutti. Oggi argomenti ce ne sarebbero tantissimi. Iniziamo dal nostro volontariato civico, del presidente dell'associazione di cui io sono il presidente, il Comitato Artisti Siracusani. Sabato e domenica, ieri e l'altro ieri, abbiamo completato il nostro volontariato civico alle Terme Bizantine, ridipingendo tutta la ringhiera. Ringrazio i volontari e le volontarie che hanno aiutato in questa iniziativa. Adesso il prossimo step sarà quello di sistemare la targa. In settimana chiederemo dei preventivi, in realtà l'avevamo già fatto, però alla sovrintendenza non vanno bene, per cui ne chiederemo altri e capiremo un attimino come intervenire al meglio. Nel frattempo la targa che era esterna, il nostro amico Emanuele l'ha restaurata e vedremo di fissarla il prima possibile. Basta, questo è quanto. Per chi volesse aiutare può contattarci al 347 1097 484. L'iniziativa l'abbiamo iniziata e chiamata con una nuova terminologia: diamoci una mano. L'hashtag in che senso? Diamoci una mano nel senso che può essere una mano di vernice, una mano nel mettere in sicurezza una buca, quando la città di Siracusa vedrà riattivato questo servizio di pubblica utilità. Ricordo che l'attuale amministrazione comunale l'ha voluta bloccare per invidia, probabilmente per antipatia, non so il motivo vero e proprio, un giorno forse lo sapremo, boh, vedremo. Può essere una mano magari nel decespugliare un'area, nell'andare a ripulire un'area. Contattateci se avete delle problematiche, vedremo insieme intanto di fare delle istanze, e se qualora non dovessero intervenire con il nostro volontariato civico interveniamo noi. Buona notizia per via Giuseppe Reale, il gestore d'Egra sabato mi ha fatto sapere che stamattina delle loro squadre dovrebbero bonificare l'area. Speriamo, ovvio, sono voluti quasi 2 mesi, però vabbè. Sempre in zona via Giuseppe Reale, quindi siamo a Bosco Minniti, mi informa l'amico Alberto che piazza Sgarlata è ancora totalmente a buio, mentre l'illuminazione delle vie attigue, quindi via Vinci, via Reale, pare essere stata ripristinata. Non si sa perché da lunedì della scorsa settimana l'aria era totalmente a buio, quindi questo fine settimana suppongo che siano stati risolti i problemi di illuminazione. Poi cos'altro? Potremmo parlare anche di problematiche sicuramente di più alto, diciamo, livello. Domenica si è chiusa la COP27 in Egitto, questa grande riunione di paesi di tutto il mondo che doveva sancire il passo indietro da parte dell'uomo in termini ad esempio di emissioni di anidride carbonica, e per far sì che il nostro pianeta, diciamo, non oltrepassi quella sottile linea, se già non l'ha passata, che porti verso le calamità naturali. Quindi cosa è successo? Che fine settimana, mentre ha piovuto in diverse parti d'Italia facendo danni, è finita la COP27 con risultati pressoché nulli, se non la realizzazione di un contenitore per quelle nazioni, un contenitore economico di sostegno e rimborso per quelle nazioni dove le calamità naturali fanno scomparire parte del territorio. Parlo di quelle isole che ci sono tra, immaginate noi il nostro mondo, tra l'Australia e la Cina, in mezzo ci sono delle isole che sono degli stati che, con il fatto che l'acqua sale, il livello del mare sale, vanno via via scomparendo, quindi un vero dramma.
E noi abbiamo, vabbè, in tutto il mondo si assiste comunque a delle calamità naturali. Dicevo, noi abbiamo una deadline dei motori a scoppio impostata dalla Comunità Europea per il 2035, mentre ieri alla COP27 mancavano i più grandi inquinatori del mondo, mi riferisco alla Cina, all'India e via via, passando anche per la Russia. Diciamo, gli stati maggiori inquinatori non erano presenti, per cui sì, bene queste riunioni, però se mancano i più grandi inquinatori, capite bene che c'è qualcosa che non va, c'è qualcosa da rivedere. Inutile che noi ci impostiamo nella timeline del 2035 con motore a scoppio, mentre gli altri proliferano comunque con l'anidride carbonica, quindi con l'estrazione del carbone e quant'altro. Tutto sicuramente da rivedere. Difatti ieri poi vedevo in video l'applauso finale di chiusura della COP27, era molto molto moscio. Ecco, boh, sempre adesso divagando, ieri ho fatto anche un post sul fatto che Elon Musk abbia comprato Twitter, lo sapete, non ha speso una valanga di milioni di dollari, più che altro perché se non l'avesse fatto probabilmente ci sarebbe stata una causa milionaria che l'avrebbe portato a perdere la causa stessa, per cui avrebbe dovuto comunque sborsare un'enorme entità di soldi. Io questa cosa, da quando la seguo, mi è subito venuto in mente Trump e il fatto che secondo me lo zampino di Trump c'era in tutta questa operazione qua. Infatti, dopo l'acquisizione 2 settimane fa di Twitter, Elon Trump ha fatto un sondaggio a modo suo dicendo: volete che l'account di Trump venga ripristinato? Ha vinto il 52% di questi sondaggi fatti un po' così, per cui è stato ripristinato. Ovviamente Trump non è subito tornato a cinquettare su Twitter, lo farà con le dovute, diciamo, aperture temporali, perché il prossimo anno si vota negli Stati Uniti, per cui Trump ha già dichiarato di volersi ricandidare. Vabbè, comunque il mio post di ieri è stato che una grande azienda, comunque indipendente qual era Twitter, è stata comprata a suon di milioni di dollari, è stata svuotata, perché il management, voglio ricordare che è stato licenziato piuttosto che ci sono loro dimessi. Vedete, non è come da noi, gli States il lavoro è sempre, da sempre, precario, anche perché ci sono le alternative al lavoro, per cui se ti dimetti da un lavoro probabilmente ne trovi subito un altro. È una mentalità totalmente diversa dalla nostra. Comunque, dicevo, è stato svuotato e qualcuno vocifera, i grandi economisti vocifrano che potrebbe anche chiuderlo per bancarotta Twitter, più che altro per passarsi un capriccio Trump, perché così si riprende dallo sgarbo che gli è stato fatto, che all'indomani del tentativo, qualcuno lo chiama anche colpo di Stato americano, il suo account Twitter era stato bannato dalla direzione di Twitter, per cui fantapolitica? Può darsi, però come diceva un illustre che adesso non c'è più, a pensare male si fa peccato, ma spesso ci si azzecca. Va bene, io sono arrivato sul mio posto di lavoro. Allora, ritornando alle cose nostre locali, diversi mi chiedono che fine abbiano fatto i voucher, i bonus in questa città. In questa città non c'è assolutamente nulla. Un amico venerdì o sabato mi ha mandato un messaggio, non mi ha mandato un messaggio, è venuto a trovarmi in negozio, io ho letto di questa cosa, il bonus dei 500 euro. Guarda amico G, non c'è nulla in questa città, se tu mi riesci a trovare qualche determinio, qualche delibera, qualche riferimento di legge che dice che sia avuto, c'è, ma oppure chiama le politiche sociali. Ma le politiche sociali ci ho chiamato, non c'è niente, appunto sono loro gli interlocutori. Quindi che ti posso dire, neanche voucher da 200 euro hanno fatto partire. Io ho delle persone che avrebbero necessità di avere il collegamento internet, abbiamo realizzato un progetto per fargli spendere questi soldini anche per comprare la saponetta ed essere collegati a internet, niente, non c'è nulla. Vedremo, probabilmente adesso si appresteranno ad andare in campagna elettorale, quindi utilizzeranno questa come leva per raccogliere voti, quindi non lo so, ma anche per questa iniziativa scadeva il 31 dicembre. Io non vorrei, cosa che probabilmente è così,
che anche stavolta è come se lui abbia perso i soldi. Non lo dice nessuno questo, lo dico io perché lo posso dire, perché già una volta è successo a luglio dello scorso anno che come se lui avesse 1.200.000 euro, ve lo ricordate tutti. E mi sa che anche stavolta è come se Siracusa, non abbiamo ancora dati ufficiali, ma secondo me il fatto di questo silenzio, erano partiti, devo dire, in una maniera molto particolare, in sordina. Poi abbiamo noi reclamizzato, abbiamo coinvolto altre associazioni, abbiamo fatto quattro progetti presentati, però il lato istituzionale, il lato comune, chissà perché, silenzio assoluto. Boh, vedremo, mi spiace per adesso, no, non c'è altro. Basta, adesso oggi riunione del Consiglio dei Ministri, verrà deliberato quello che una volta era chiamato la finanziaria, ma adesso si chiama documento di previsione economica, vabbè, DEF. Vabbè, non mi ricordo la sigla cosa significa. Oggi si dovrebbero cominciare a definire le modalità operative per il caro bollette, le modalità operative per cominciare a capire come andare incontro a questa stagione di grande crisi che noi italiani stiamo comunque attraversando. Quindi staremo a vedere se ci saranno delle misure tipo bonus o quant'altro. Sarà mio interesse, come faccio sempre, cercare di reclamizzare al meglio e cercare di portare avanti queste iniziative, specialmente quando si tratta di bonus diretti. Purtroppo, quando si tratta di idee e iniziative rivolte alla pubblica amministrazione, faccio un esempio: la Casa delle Tecnologie che ho lanciato, ma anche le comunità energetiche, non ci sono risposte da parte dell'amministrazione. Qualcosa pare si stia facendo, però per adesso in città c'è poco o nulla. Io, più di avanzare le proposte, le idee, non posso fare. Poi alla fine sta ai nostri amministratori coglierle e cercare di portare avanti. L'attuale amministrazione, da questo punto di vista, si è dimostrata molto deficitaria. Vedremo chi saranno i prossimi, sottoporremo loro le nostre idee, le nostre iniziative, le nostre proposte, e se le vorranno accogliere e farle loro, noi li sosterremo alle prossime elezioni. Se invece saranno come l'attuale amministrazione, chiederemo a voi cittadini di non votarli, semplicissimo. Buona giornata a tutte e a tutti da Salvo Russo. Ciao!